Sergio Papi, di anni 20, impiegato, nato a Milano il 21 novembre 1923, telegrafista alla stazione centrale di Milano, dal 1942 decifra ordini di persecuzioni per motivi razziali e politici che trasmette agli interessati. Dopo il 25 luglio 1943 trafuga e distrugge i telegrammi interessanti ai trasporti militari. Dopo l'8 settembre 1943 si unisce ai partigiani nella zona di Intra, Lago Maggiore, ed aiuta prigionieri alleati ad evadere in Svizzera tramite il valico di Vigiù. In seguito alle vessazioni subite dalla famiglia, nell'aprile del 1944 rientra a Milano, rassegnandosi a presentarsi alla chiamata alle armi. Fugge una prima volta da Vercelli, ripreso e inviato con la divisione Vittorio al campo di addestramento di Munsingen, Germania. Vi svolge fra i compagni d'arme propaganda antifascista. Con tre compagni decide di tentare la fuga. In bicicletta i quattro giungono fino a 10 km, dal colle di Resi a Bolzano, dove vengono fermati da SS tedesche e rimandati al campo. Processato il 18 ottobre del 1944 dal Tribunale Straordinario del Littorio, presieduto da quel generale Tito Agosti che si impiccherà al Forte Boccea di Roma. Fu uccidato alle ore 20 del 19 ottobre 1944 al campo di Munsingen con i tre compagni di fuga Ugo Cellini, Luigi Fossati e Franco Torrelli. Carissimi tutti, da tempo mi preparavo al passo più avventuroso della mia vita. Finalmente oggi la decisione è subentrata in me. Decisione di raggiungere voi che siete le mie uniche gioie, la mia casa. Decisione di finirla una volta per sempre con questa impossibile vita. Ho meditato a lungo, probabilità di riuscita ve ne sono, vi sono pure molte difficoltà. D'altra parte, continuare a vivere con questa gente in un paese che non è il mio mi hanno oggi deciso. 300 chilometri mi separano dall'Italia, le Alpi si ergono minacciose. Ho tuttavia in me la fiducia in Dio che non vorrà abbandonarmi, fiducia nelle mie forze che non mi tradiranno. Se l'impresa riesce sarò nuovamente per sempre tra voi, se fallisse sicuramente la mia fine. Ma è la fine anche di ogni sofferenza, di ogni delusione. Penso oggi che tutta l'umanità soffre, che non sarei il primo e neppure l'ultimo a morire in questa guerra. C'è in me una volontà fermissima e contemporaneamente una fiduciosa e serena rassegnazione. Tutto è predestinato, o la riuscita o l'insuccesso. E poi credo che se anche fallissi avrebbe finalmente inizio per me il riposo eterno. A voi, amati genitori, a voi che mi educaste, che mi allevaste sempre nella forma migliore, il mio grazie. La vostra opera, la vostra missione meritano da parte mia la più profonda riconoscenza. Vi ho procurato quasi sempre dolori, fu la mia giovane età, la mia esperienza della vita. Oggi vi chiedo perdono per questi dolori. Non sono mai stato cattivo d'animo, un giorno se il destino lo vorrà potrò dimostrarvelo. Oggi ancora forse vi darò dolore con la mia risoluzione, sarebbe l'ultimo e questa volta però per tornare da voi. La mia famiglia, la mia casa, il mio paese mi chiamano, non posso e non debbo rimanere sordo alle vostre chiamate. Ed ogni qualvolta sorgeranno pericoli ed ostacoli io sentirò la tua voce, mamma, la tua preghiera Dio per me. E sarò forte, vedrai mamma che sarò io a narrarti della strada percorsa per giungere a te, e non altri ti diranno della mia partenza, perché oggi sono sicuro di riuscire. Ma se il destino invece mi avesse preparato altra sorte, non importa, io non imprecherò mai, non maledirò mai così istante risolutivo, perché ora io provo la più dolce delle gioie, so di amare voi tutti di un amore infinito e puro. Se la vita tende ad un fine, ebbene io l'ho raggiunto, sapeste quanto sono felice. Felice perché per tornare a voi che rappresentate la mia felicità, io mi avventuro fiducioso e sereno in questo viaggio. E questa volta non per allontanarmi dalla mia casa, bensì per rimanervi. A te, mamma, in particolare la mia venerazione. Tutto hai fatto per i tuoi figli, nulla hai tralasciato. E ti rivedo quando mi seguivi a scuola per accertarti della mia presenza in classe. Povera mamma, quanto ero ingrato allora. Allora non comprendevo quel gesto. Oggi ti adoro, vivi sempre per i tuoi ragazzi che ti amano. A te, papà, prima di ogni altra cosa scusami, che non ti ho subito capito. Mi sembravi severo ed eri buonissimo. Mi sembravi taciturno con me, e invece ti costava sacrificio esserlo per rimproverarmi le cattive azioni. Sei semplice uomo. Grazie, papà caro, per ogni lavoro, per ogni sacrificio. Anche tu sappi che hai onestamente lavorato per il bene dei tuoi figli. Spiega alla mamma questo mio gesto e dille che l'ha destinato come sarà destinata la fine buona o cattiva che sia. Non ho parole per farmi da te perdonare dei miei passati errori e per dirti quanto sia forte l'amore che ti porto. Basta saperti che tuo figlio da lontano ti dice «Bravo papà, sii sempre contento di te». A te Pietro affido papà e mamma, sii sempre loro di aiuto, specialmente domani quando la vecchiaia arriverà anche per loro.
È quello il momento e l'occasione per dimostrare l'affetto e per compensarli dei sacrifici che ebbero a sostenere per noi. Tu sei giovane, ma già maturo. La vita sarà difficile e dura, come quella di ogni altro uomo dopo questa guerra. Affrontala sereno e fiducioso. Lotta per trovarti un posto nel mondo. Sarà poi il tuo posto. Sii tenace, alla fine della guerra ci sarà lavoro per tutti, per ricostruire. Ma ti raccomando ancora la mamma e il papà. Sii buono e rispettoso con loro. Vorrei che tu pure li amassi sempre come io in questo istante. Coraggio, Pietro, la vita è tua. Ricordami a Nino, a Don Giuseppe e di loro che sempre li ricordo con lo stesso entusiasmo e la stessa fede. A tutti ancora il mio più puro e sincero bacio. Vostro Sergio.